Festa del tennis ieri mattina a Città del Mare di Terrasini. La manifestazione, arrivata alla settima edizione, rappresenta l'ultimo atto della stagione tennistica del 2016 della Sicilia. Un momento di condivisione tra il comitato regionale ed atleti, circo, le squadre che nel corso della stagione si sono distinti aggiudicandosi titoli europei, nazionali e regionali. Tra le società premiate anche la Polisportiva Partenico, classificatasi al primo posto nella categoria Scuole Tennis Basic. Un altro successo per la società, diretta dal presidente Giacomo Croco, è arrivato nel torneo di quarta categoria femminile che si è svolto ieri sui campi di Città del Mare, dove si è imposta la giovane Antonella De Luca, 16 anni, di Giardinello, punta di diamante del circolo partinicese. Una grandissima soddisfazione, avere un riconoscimento così importante. Siamo arrivati prima in Sicilia, 25. Il 25esimo posto in Italia per la categoria Basic. Merito tutto dello staff tecnico che ci ha aiutato in questi anni. L'anno scorso siamo arrivati quarti, quest'anno siamo arrivati primi. Un grazie a tutti, alla dirigenza tutta, allo staff, ai ragazzi che hanno ottenuto risultati eccezionali quest'anno. Per il nostro circo è stato un anno da incorniciare, perché abbiamo avuto due promozioni, un sacco di due semifinali regionale giovanile e poi a livello individuale diversi risultati importanti. L'obiettivo è quello di continuare sempre su questa strada, perché ci dà la forza di migliorarsi, e confermare in genere i grandi risultati è difficile, noi ci proveremo. È un bel club, i ragazzi rispondono molto bene, sono molto educati, i dirigenti seguono i maestri. A me piace insegnare, perché poi alla fine il tennis è la mia vita, il tennis è bello e penso che continueremo a lavorare molto bene negli anni, perché c'è una bella risposta e i maestri comunque si divertono a fare il loro mestiere. Durante la manifestazione il presidente regionale della Federazione Sicilia, Gabriele Palpacelli, ha tracciato un bilancio dei risultati raggiunti durante la stagione agonistica. Ancora una giornata splendida per il tennis siciliano. Abbiamo testimoniato anche oggi il grande impegno e il grande lavoro svolto da società ed atleti, numerosi titoli conquistati, come dicevo in apertura, non solo regionali ma italiani, anche internazionali, a conferma che la nostra regione ormai è leader a livello nazionale e anche adesso anche a livello internazionale, con tanti nostri atleti presenti in classifica mondiale ATP e WTA. Ci aspettano 4 anni importanti, certo abbiamo fatto molto bene in questi 8, però è una grande sfida. Io sono sicuro che potremo fare bene, ci possiamo migliorare in tante cose e per questo io avrò bisogno anche del conforto e dell'aiuto delle società, dei dirigenti, dei maestri con i loro suggerimenti che stanno sicuramente molto importanti.